Buonasera, allora mi chiamo Norberto Gavioli, sono un docente di algebra e mi diletto a far disegni con un apparato che si chiama fiamme frattali. Il nome deriva dal fatto che con queste fiamme frattali si possono produrre effettivamente i frattali, ma si possono fare anche tante altre cose. E alcune di queste rappresentazioni sono molto interessanti se vengono prodotte con un minimo di conoscenza in più. Se uno conosce un pochino di geometria, un pochino di matematica, scopre che alcune cose che apparentemente caotiche acquisiscono immediatamente ordine e hanno una rappresentazione molto regolare. Allora inizio con introdurre queste fiamme frattali, vediamo cosa sono i frattali e poi vediamo come andare oltre le fiamme frattali, cioè fare cose che, per cui non era, il software che è stato creato non era stato previsto in realtà. Allora, vediamo un attimo. Quindi la mia non è un intervento specifico sulla matematica, sarà più sulle immagini, ve lo dico. Va bene. Allora questo è semplicemente un indice. Allora, iniziamo introducendo questo antico matematico greco che era Apollonio, che era noto ai suoi contemporanei come il grande geometra. È rimasto famoso perché ha scritto un trattato in 8 volumi che si chiama Le Coniche, e dove fu lui il primo a mostrare che queste curve, che si chiamano coniche, si possono ottenere proprio sezionando un cono. E quindi questa è una sua scoperta, ma non è l'unica. Sono andate perdute molte opere di Apollonio. Una di queste si chiama Tangenze. E Pappo riporta che il grande geometra risolve un problema, che è quello di trovare i raggi di 3 cerchi che sono a due tangenti l'uno all'altro. Vedete che avete 3 cerchi grandi intorno, uno piccolino in mezzo che è tangente a tutti e tre, e lo stesso, anche quello esterno è tangente a tutti e tre, non importa, si possono avere più configurazioni. Quindi troviamo un raggio del cerchio interno o esterno, si può trovare, che è tangente a tutti e tre, a 3 cerchi dati che sono già tangenti a due. Questa formula, che andò persa, è stata ritrovata varie volte poi nel corso della storia, finché nel 1936 fu pubblicata da Soddy, che era un premio Nobel per la chimica, quindi non era un matematico, però ugualmente si interessò di questo problema e scrisse questa formula. Se sono dati A, B e C, i 3 raggi del cerchio in rosso, D è il raggio del cerchio in violetto, che può essere sia quello esterno che quello interno, soddisfano questa relazione. Se voi assegnate i valori di A, B e C, potete ricavare D risolvendo un'equazione di secondo grado, se vedete. Infatti il risultato darà luogo a 2 valori per D, uno sarà il raggio del cerchio interno, l'altro sarà il raggio del cerchio esterno. Quindi abbiamo un cerchio grande, 3 cerchi piccoli interno, un altro cerchietto più interno. Possiamo divertirci e continuare ad annidare dei cerchi. Ci sono degli spazi, infilo un cerchio che è tangente a tutti quelli che gli sono vicino. Se continuo ad annidare, si trova una figura frattale che è nota come fregio di Apollonio. In inglese si chiama Apollonian Gasket. E queste sono 2 rappresentazioni diverse del fregio di Apollonio, sono equivalenti, cioè si possono trasformare una nell'altra con una trasformazione opportuna. Ora vediamo altri tipi di frattali. Un esempio di frattale abbastanza noto in matematica è quello che si chiama l'insieme di Cantor. Come viene prodotto questo insieme di Cantor? Si prende un segmento che ha una lunghezza fissata, dopodiché si divide in 3 parti uguali e la parte centrale viene rimossa. Quindi ho un bel segmento lungo, lo divido in 3, prendo la parte centrale, la butto via. Mi rimangono 2 segmentini più corti.
Su questi due segmentini più corti faccio la stessa operazione, li divido in tre, rimuovo la parte centrale e la butto via. Mi restano quattro segmentini ancora più corti sui quali continuo a ripetere questa operazione. Vediamo un po' che succede. Vedete, in realtà cosa ho fatto? Ho preso quel segmentone grande, adesso non sono un terzo della lunghezza, non l'ho diviso perfettamente in tre in questo disegno, perché altrimenti il disegno sarebbe stato veramente brutto, nel senso che diventava immediatamente piccolo, non si vedeva più niente. Supponete che quei salsicciotti che vedete siano dei segmenti, abbiamo un segmento a sinistra, l'ho diviso in tre parti, ho tolto la parte centrale, in realtà ho fatto una cosa diversa, ho preso il salsicciotto a sinistra, l'ho riscalato a un terzo e l'ho spostato in alto. Questo è il primo passo. L'ho riscalato a un terzo e l'ho spostato in basso. La stessa operazione la faccio sul segmento che trovo. Cioè adesso ho un nuovo insieme che è formato da un segmento in alto, un buco e un segmento in basso. Lo schiaccio a un terzo e lo sposto in alto. Lo schiaccio a un terzo e lo sposto in basso. E continuo a ripetere questa operazione. Quello che si trova dopo infinite iterazioni è quello che si chiama l'insieme di Cantor. Cosa succede? Io ad ogni passo tolgo un terzo della misura della figura precedente. Quindi cosa succede? Ogni volta la lunghezza totale dei segmenti che trovo viene moltiplicata per due terzi, perché ho tolto un terzo. Quindi la lunghezza dell'insieme limite, vedete che è zero, perché è un limite di due terzi alla n per la lunghezza del segmento iniziale. Quindi effettivamente, come misura, se prendo la lunghezza, l'insieme di Cantor ha misura nulla, non ha lunghezza, ok, ha misura zero. Vediamo un altro frattale, che è quello che si chiama a curva di cocco o curva di a fiocco di neve. La costruzione è simile. Come si fa? Si parte da un segmento che vedete a sinistra. Questo segmento viene compresso a un terzo della sua lunghezza e spostato in alto. Lo vedete, quelle due frecce blu fanno vedere dove viene spostato il segmento compresso a un terzo. Ma lo sposto anche in questa posizione, lo sposto anche in questa posizione e in questa che è un po' più in basso. Cosa faccio? Ripeto iterativamente la stessa cosa. Questo nuovo insieme lo schiaccio a un terzo, lo porto in alto, lo porto in questa posizione, lo schiaccio a un terzo, eccetera. Vado avanti, la figura limite che trovo è quella curva molto frastagliata che vedete in fondo, che si chiama curva del fiocco di neve. Ora, per fare il fiocco di neve ne servono tre di queste curve, se le metto insieme trovo la figura che si chiama fiocco di neve di Koch. Ok. Ma la cosa interessante è che abbiamo questa cosa che sembra una curva limitata, perché sta in una regione del piano che è limitata, ma la sua lunghezza è infinita. È una cosa di lunghezza infinita che sembra una curva, dice, ma sembrerebbe quasi quasi che io riesco a calcolarne la lunghezza. No, non posso farlo perché la sua lunghezza è infinita. È un po' quello che succede se io volessi calcolare la lunghezza di una costa frastagliata. Non ci riesco per un motivo molto simile. Diamo un altro frattale che si costruisce nello stesso modo, è quello che si chiama il triangolo di Sierpinski. Quindi parto da un triangolo equilatero, ne faccio tre copie in scala 1 a 2 e queste tre copie le riporto nei tre angoli del triangolo, quindi una in alto, una in basso a destra e una in basso a sinistra, come è rappresentato dalle frecce. Dopodiché questa nuova figura, che è un triangolo bucato, ripeto la stessa operazione, la riporto in scala 1 a 2 e la infilo nei tre angoli del triangolo originale. Ripeto indefinitamente, per un numero infinito di volte, fino a ottenere una figura limite che è quella che vedete, che si chiama triangolo di Sierpinski. Ed è anche questo un frattale. Vediamo in che senso. Dunque, se noi vediamo il triangolo di Sierpinski come una superficie, io parto da una superficie che è quella del triangolo, che ha una sua certa misura. Poi cosa faccio? Essenzialmente sto rimuovendo il triangolo centrale, quindi ogni volta la figura successiva misura i tre quarti della precedente. Quindi vuol dire che ogni volta moltiplico per tre quarti la misura della figura iniziale, e tre quarti alla n, per n che tende all'infinito, si sa bene che è qualcosa che tende a zero, diventa infinitamente piccolo. Quindi quello che troviamo è che il triangolo di Sierpinski è
sembrerebbe una superficie, ma che ha area nulla. Allora, adesso abbiamo utilizzato queste riduzioni in scala, no? Vi ricordate? Abbiamo visto l'insieme di Cantor, schiacciavamo un terzo, spostavamo in alto e in basso. Per il fiocco di neve schiacciavamo a un terzo, spostavamo in varie posizioni. Questa operazione di ridurre in scala l'abbiamo utilizzata varie volte. Allora la domanda è: cosa succede in generale se prendiamo un oggetto geometrico e lo riduciamo in scala 1 a n? Allora, prendiamo ad esempio il triangolo equilatero. Se lo riduco in scala 1 a 2 nella figura, questo penso è il caso 1 a n in generale, la figura è fatta nel caso in cui n è uguale a 2. Allora vedete che mi servono 4 triangoli scalati 1 a 2 per riempire il triangolo originale. Quindi la sua misura diventa un quarto della misura originale. Quindi questo cosa sto dicendo? Che in generale se io prendo un triangolo e lo riporto in scala 1 a n, la sua area va come 1 su n al quadrato. Se lo porto in scala 1 mezzo, l'area diventa un quarto. Se lo porto in scala 1 a 3, l'area diventa un nono, e così via. Stessa cosa vale anche per il quadrato. Se io parto dal quadrato, lo riduco in scala 1 a 2, mi servono 4 nuovi quadrati per riempire il triangolo originale. Se lo riduco in scala 1 a n, mi servono n al quadrato quadrati più ridotti per riempire il quadrato originale. Quindi anche in questo caso l'area, se scaliamo diciamo la misura, è più corretto dire, se della figura scalata in misura 1 a n, misura un n quadroesimo della figura originale. Cosa succede se parto dal cubo? Se prendo un cubo e lo riporto in scala 1 a n, quindi in scala 1 a 2, mi servono 8 cubetti per riempire il cubo originale. Quindi passo da un rapporto 1 a 2 a un rapporto 1 su 2 al cubo. Se lo divido in n cubetti, la stessa cosa sto riportando in scala 1 a n, trovo un nuovo cubetto per riempire il cubo originale, mi servono n al cubo quadratini, quindi la sua misura di quello piccolino è 1 su n al cubo. Cosa ci dice questo? Perché la domanda originale era: cosa succede se riduciamo in scala un oggetto geometrico in scala 1 a n? E quello che otteniamo è un nuovo oggetto che misura 1 su n alla d, dove il d è la dimensione dell'oggetto. Pensate, triangolo dimensione 2 era 1 su n quadro, il quadrato dimensione 2 viene 1 su n quadro, il cubo dimensione 3 viene 1 su n al cubo, 1 su n alla terza. Quindi adesso la domanda è: qual è la dimensione del triangolo di Sierpinski? Mi viene naturale chiederla. Allora, vediamo che un triangolo di Sierpinski è unione di quei tre triangolini, 1, 2, 3, che sono lo stesso dell'originale, semplicemente riportati in scala 1 mezzo. Quindi se io riduco in scala 1 mezzo un triangolo di Sierpinski, trovo un oggetto che non misura un quarto dell'originale, ma misura un terzo. Cioè mi servono tre oggetti del più piccolo per trovare il quadrato originale. Quindi ho scoperto che se io riduco in scala 1 a un mezzo, trovo triangoli che misurano un terzo dell'originale, quindi la loro misura è un terzo, se misurava 1 quello originale, e questo deve essere 1 su 2 alla d, perché sto riportando in scala 1 a 2, dove d è la dimensione del mio oggetto. Quindi trovo questa bellissima equazione che dice che un mezzo è uguale 1 su 2 alla d, dove d è la dimensione del triangolo di Sierpinski. E allora qual è l'unico D che può andare bene? E allora qui D non può che essere quello che si chiama il logaritmo in base 2 di 3, che è un numero che è compreso tra 1 e 2. Quindi ho scoperto che in realtà il mio oggetto geometrico, che è il triangolo di Sierpinski, non ha né dimensione 1 né dimensione 2, è qualcosa che sta a metà tra una curva e una superficie. È un oggetto molto strano. In modo analogo ci si può domandare qual è la dimensione della curva del fiocco di neve, e allora si vede che se il fiocco di Koch, la curva del fiocco di Koch è unione di quattro lati che sono il lato originale però scalati in misura 1 a un terzo.
Quindi se uguagliamo le misure, quello che mi viene fuori, usando sempre il fatto che dicevamo prima, appunto, se io scala, riporto in scala 1 a 3 adesso, non in scala 1 a 2, quindi avremo che un quarto, 4 oggetti, è uguale 1 sulla scala 3 elevato alla dimensione, 1 su 3 alla d. Da questo mi viene che la dimensione del lato del fiocco di neve è un numero d compreso tra 1 e 2, che è 1,26, logaritmo in base 3 di 4. Quindi anche il fiocco di neve è qualcosa che sta a metà tra essere una curva e essere una superficie. Quindi abbiamo scoperto almeno due oggetti geometrici che sono a metà tra essere linee ed essere superfici. Allora, il primo a imbattersi ed essere cosciente di questa cosa fu Mandelbrot, che nel 1980 stava studiando il comportamento caotico di alcune successioni di numeri complessi. Si occupava di quelli che si chiamano sistemi dinamici in matematica. E iniziò a fare dei disegni perché nel 1980 cominciavano a esistere i primi computer, quindi tracciava nel piano dei numeri complessi delle successioni che si muovevano nel piano fino a trovare certe figure limite. E scoprì per primo quelli che poi sarebbero stati degli oggetti che non avevano dimensione intera. In realtà Mandelbrot stava ripetendo alcune cose che erano già state studiate, perché questi studi erano già stati fatti da due matematici che sono Gaston Julia e Pierre Fatou, che sono due matematici che hanno studiato durante la Prima Guerra Mondiale questi sistemi dinamici, avevano capito che le figure limite che trovavano non avevano dimensione intera. Però c'era un problema, perché ai tempi non c'erano i computer, non sapevano disegnarle e i loro studi andarono completamente dimenticati, non si sapevano, non erano noti. Quindi torniamo un attimo, la domanda è sempre, vogliamo rispondere, cos'è un frattale? È qualcosa che teoricamente non è né un punto, né una linea, né una superficie, insomma, in qualche modo, se volete, non è nemmeno un oggetto trimetrico, potrebbe esserlo, ma insomma è generalmente qualcosa che sta a metà tra questi oggetti. Allora, cosa c'entra la matematica? La matematica è sempre molto vanitosa e di solito è avoca a se stessa il ruolo di base primaria per la scienza. Infatti Gauss disse: matematica regina scienziarum est, et theoria numerorum regina matematica est. Pensate che Gauss diceva così della matematica e della teoria dei numeri, dicendo che assolutamente la teoria dei numeri era bellissima perché non serviva a niente. Questo era il suo vero motivo. Peccato che adesso quasi gran parte di tutte le nostre telecomunicazioni sono coperte da sistemi crittografici che, se non esistesse la teoria dei numeri, non potrebbero funzionare. Quindi, aperto questo, diciamo. Quindi, Gauss enfatizza la natura astratta della matematica. Però la matematica reclama anche non solo la sua natura astratta, ma anche la sua funzione di metodo e di linguaggio. E questo è tratto dal Trattato della Pittura di Leonardo, dove viene detto: nessuna umana investigazione si può dimandare vera nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se essa non passa per le matematiche e dimostrazioni. Questo l'ha scritto Leonardo. Va bene, quindi anche questo dà un ruolo alla matematica molto forte. Però nel caso dei frattali siamo in presenza di un argomento che non sarebbe mai approdato alla matematica se non fosse provenito da qualche cosa che con la matematica inizialmente non aveva nulla a che fare. Perché finché non sono comparsi i computer e la computer graphics, non c'è stato modo di sapere che cosa, neanche immaginare cosa fosse un frattale. Quindi in realtà questo ci fa vedere che la scienza non è né matematica né fisica, è una qualcosa, la scienza è scienza, è interdisciplinare. Okay. Va bene, questo è l'insieme che era stato scoperto da Mandelbrot, è molto famoso l'insieme di Mandelbrot. Sempre cercando di rispondere a cos'è un frattale, ho preso questa citazione dal libro Punto, linea e superficie di Kandinsky, che dice: la linea geometrica è un'entità invisibile, è la traccia del punto in movimento. Quindi la linea,
per sé è una, non ha natura propria, è qualcosa che si delinea perché c'è un punto che la percorre. Questo è quello che dice. Nasce dal movimento e precisamente dalla distruzione del punto, della sua quiete estrema in sé conclusa. Qui si compie il salto dallo statico al dinamico. La linea, quindi, è la massima antitesi dell'elemento pittorico originario, che è il punto. La linea può essere precisamente definita come elemento secondario, quindi il punto è la parte di partenza, la linea è un derivato in qualche modo. Questo è il punto di vista di Kandinsky. Quindi, che cos'è un frattale? Né punto, né linea, né superficie. Allora, torniamo un attimo al nostro esempio del triangolo di Sierpinski. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un triangolo equilatero, che ho chiamato E, in questa figura, e poi ho tre trasformazioni geometriche, che sono le freccine colorate che vedete. La prima trasformazione geometrica, in realtà, la vedete come movimento, no? Come se spostasse. In realtà, dovete pensare a questi triangoli come se fossero sovrapposti uno all'altro. Cosa fa la prima trasformazione? Schiaccia il triangolo a un mezzo, lo sposta nell'angolo in alto. La seconda lo schiaccia a un mezzo, basso a sinistra, in basso a destra, a terza. Quindi sono tre riduzioni a scala 1 a 2. Faccio queste tre operazioni e poi successivamente continuo a iterare queste tre iterazioni a scala in modo indefinito fino a ottenere la figura limite del triangolo di Sierpinski. Che proprietà ha il triangolo di Sierpinski? Se io parto invece che da un triangolo equilatero, come avevo fatto sopra, ma dal triangolo di Sierpinski e faccio queste tre trasformazioni, cioè riduco in scala un mezzo e sposto nei triangoli, cosa faccio? Ritrovo il triangolo di Sierpinski, non c'è nessuna evoluzione. Dal punto di vista dinamico, no, del propagarsi di questa iterazione, è un oggetto statico, è un insieme fisso per questo sistema iterato di trasformazioni. Quindi è una figura limite che è anche una figura che si può pensare come figura composta da punti fissi per lo schema iterativo che abbiamo dato. La stessa cosa non vale anche per le altre costruzioni che abbiamo fatto, che sono la curva di Koch e l'insieme di Cantor. Allora, vediamo come funziona questo algoritmo delle fiamme frattali. Parte da un numero finito di trasformazioni, ne abbiamo viste tre per i triangoli di Sierpinski. Le trasformazioni sono degli oggetti che trasformano il piano in se stesso. Non è detto sono riduzioni in scala, sono semplicemente le trasformazioni biunivoche, non neanche necessariamente biunivoche, ma del piano in se stesso. Tipicamente sono biunivoche. Si parte da un numero finito di trasformazione, poi l'algoritmo determina una regione limitata del piano dove probabilmente si configura il frattale limite, che è questa l'idea, e a partire da 1 inizia a iterare il mio schema iterativo di tutte le funzioni, cioè calcola T1, T2, T3, TK, ne fa l'unione, prende questo insieme come secondo insieme e ripete questa cosa indefinitivamente. Quindi calcola una serie abbastanza lunga di insiemi e con i, usando questo schema iterativo, dopo un numero alto di passi, traccia con buona approssimazione la figura limite. Non è che la troviamo, non possiamo calcolare infinite iterazioni, ne calcoliamo tante, però quello ci permette di disegnare con buona approssimazione quello che sarà il frattale. E questo è un algoritmo che serve per disegnare, non è che serve per trovare. Chi è interessato può, se cerca The Fractal Flame Algorithm di Scott Reeves e Derek Riquet, lo trova su internet, è disponibile. Allora, in queste esposizioni tutte le immagini sono state create usando un software che si chiama G-Wildfire, che è di Andrea Maschke ed è scritto in Java, quindi chi vuole può anche scaricarselo, è liberamente scaricabile, può fare i propri esperimenti. Dico subito che le prime prove sono sempre frustranti perché non è un'interfaccia che uno capisce immediatamente, però dopo un po' uno, ci sono un po' di tutorial in giro, comincia a guardare, vede, si organizza e capisce che funziona. Ok. Allora, vediamo un po' cos'è. Questo, per esempio, sembra una foglia, ma è un frattale tracciato con un schema di iterazioni che sono trasformazioni affini. Ok. Che cos'è una trasformazione affine? Allora, partiamo. Pensiamo a questo E come un insieme iniziale. Cosa posso fare con questa E? Ah, la posso inclinare, per esempio.
la posso scalare, la posso ruotare, la posso traslare, in realtà la potrei anche, diciamo, ribaltare. Adesso queste sono tutte trasformazioni dirette, ci sono anche quelle inverse che cambiano anche l'orientamento. Però quello che vedete, l'effetto finale, si partiva da questa E, abbiamo trovato questa E trasformata tramite quella che si chiama una trasformazione affine. Allora, se voi mettete dei triangolini intorno alla E, vedete che si trasformano in maniera analoga. Quindi che cos'è un'affinità, una trasformazione affine? Da un punto di vista matematico è una trasformazione del piano, continua, bicontinua, deve essere invertibile, che manda rette parallele in rette parallele e che preserva i punti medi dei segmenti. Queste condizioni bastano a identificare la classe delle trasformazioni affini. Però è completa, diciamo, come opera una funzione affine è completamente determinato da come opera sui punti di un triangolo. Se io so come viene trasformato un triangolo, so come opera la mia trasformazione affine. Allora, facciamo un esempio, uno schema iterativo, in cui abbiamo due trasformazioni affini. La prima è quella blu, che trasforma il triangolo base, che dovrebbe essere bianco, nel triangolo blu, che è T1. Okay. Quindi questa è la prima trasformazione affine. T2 è la seconda trasformazione affine, trasforma il mio triangolo iniziale nel triangolo T2. Itero queste due trasformazioni. Quello che viene fuori è questa specie di... sembra un collare di pelliccia, non lo so, è una cosa un po' strana. Qui vediamo un po' più in grande. Questo è un flame prodotto da due trasformazioni affini. E qui possiamo vedere qual è l'evoluzione. Dopo un passo, dopo due passi, dopo tre passi. E alla fine si trova questo, e questo è il flame prodotto. Un'altra cosa che si può fare con, sempre come flame, è costruire il cosiddetto albero binario infinito. Si parte dal punto centrale, è un albero cosiddetto radicato, ha una radice che è il punto che sta in mezzo, in basso. Ogni volta posso decidere se andare a destra o a sinistra finché non finisco in un altro punto, e da lì posso andare avanti solo scegliendo se andare a destra o a sinistra. Ogni volta posso andare avanti in questo modo. Lo possiamo anche vedere in questo modo, no? Io parto dall'alto, supponiamo che questa sia una ragnatela, che cada una goccia sul punto in alto, questa goccia ad ogni istante, ogni volta che incontra una diramazione, può andare a destra o a sinistra. A un certo punto finisce e cade in basso da qualche parte. Allora, dopo ogni dodo, se voi guardate in questo disegno, la lunghezza del successivo tratto di filo è ridotta di un fattore 1 a lambda. Qui c'è lo schema iterativo che stavamo dicendo. Quello che viene raggiunto come schema limite è la linea finale. La linea finale è la flame prodotta, quindi la parte finale, il bordo finale è il frattale, ed è un insieme di Cantor la cui dimensione è proprio il logaritmo in base 2 di lambda, dove lambda era il fattore di compressione che avevamo detto sopra. Allora, questa dimensione, chiaramente, se lambda deve essere, siccome è 1, deve essere almeno 2, perché se no la dimensione diventa maggiore di 1, però se è più piccola di 1 troviamo un numero che è compreso tra 0 e 1. Quando lambda è uguale a 2 la dimensione è 1. Se noi mettiamo lambda uguale a 2, vedete cosa succede? Punto, l'insieme limite, che è quello che prima era un insieme di Cantor, diventa qualcosa che ha dimensione 1. Infatti è un segmento, è tutto il segmento che sta alla base. E allora, se pensiamo a questa goccia che scende, allora scriviamo il suo cammino, parte dall'alto, può andare a destra o a sinistra. Scrivo D quando va a destra, S quando va a sinistra. Allora faccio un allineamento, viene D, S, S, D, D, S, S. Questo vuol dire che la goccia scende una volta a destra, due a sinistra, due a destra e così via. Abbiamo un bel allineamento di D, S, sostituiamo la D e la S con un 1 e uno 0. In questo modo. Davanti ci mettiamo uno 0 e ci mettiamo una virgola anche. Che cosa viene fuori? Viene fuori un numero scritto con cifre binarie compreso tra 0 e 1. Questa è esattamente la posizione in cui cade la goccia alla fine del percorso. Se lo scrivete come numero binario, viene esattamente la posizione dove cade la goccia. Ok.
E in questo modo, siccome ogni numero compreso tra 0 e 1 si scrive in modo unico in questa rappresentazione, sappiamo che li abbiamo raggiunti anche tutti. Però è una cosa buffa questo albero binario, perché se voi guardate può riempire il piano. Io ho visto come figura limite un segmento, non riempie, riempie un quadrato. In questo caso parto dal centro, vado verso destra, poi gli posso decidere se andare a destra o a sinistra, salgo. Allora i primi due, diciamo, tratti hanno la stessa lunghezza, poi i secondi due tratti vengono scalati di 1 a 2 e così via, di 1/2. In questo modo ogni punto del quadrato è raggiunto esattamente da un cammino e quindi, diciamo, è un punto limite del mio albero binario. Allora questo noi lo vediamo costruito in questo modo, pensate di vederlo così. Io parto dall'alto, faccio cadere la mia goccia va in un nodo, ogni volta può andare a destra o a sinistra, scende, finisce in un punto del quadrato. Ogni punto del quadrato è raggiungibile dalla goccia, purché scelga il percorso adatto. Questo è sempre lo stesso albero binario, con un'altra rappresentazione e diventa un labirinto. Che posso riportare anche come un labirinto a cerchi. Questo è riportato in forma tridimensionale. Se prendo l'albero invece binario, quello di valenza 5, cioè vuol dire che ad ogni volta che arrivo in un nodo ho 5 possibilità di diramare, quello che viene fuori è qualcosa che assomiglia a una pianta di ginepro, se volete. Se lo prendete di valenza 6, sembra, si ottiene qualche cosa che sembra avere le foglie addirittura. Oh, questa immagine che voi vedete sopra, se voi la andate a vedere sul computer come immagine JPEG, occupa circa 10 milioni di bit. Le istruzioni per produrre questa flame ne occupano solo 40.000. Quindi costa molto meno descrivere l'algoritmo che produce la flame piuttosto che rappresentarla come figura. Questo dà un'idea del fatto che questi algoritmi, che si chiamano fractal frame, a volte vengono usati a rovescio, cioè si parte da un'immagine e si cerca di trovare una fractal frame che approssimi l'immagine. In questo modo si ha un algoritmo di compressione delle immagini, quindi i frattali vengono anche utilizzati negli algoritmi di compressione delle immagini. Qui invece di usare, come abbiamo fatto fino adesso, delle trasformazioni affini, noi abbiamo sempre usato le riduzioni in scala 1/2, fino adesso, quando abbiamo fatto il triangolo di Sierpinski e così via. Qui usiamo delle trasformazioni un pochino diverse. Sono, li chiamo simmetrie, sono delle isometrie. Cioè invece di considerare delle trasformazioni che tendono a comprimere gli oggetti, vado a considerare trasformazioni che ne conservano lunghezze e angoli. Allora si ottengono delle cose interessanti, queste si chiamano tassellazioni. Vediamo un attimo. Allora, cosa sono le simmetrie? Sono trasformazioni che conservano angoli e distanze e sono più propriamente chiamate isometrie. Che cosa succede se utilizziamo delle isometrie in una flame? Allora, si può dimostrare che se la flame è fatta da mappe compressive, cioè riduzioni in scala, converge a un frattale di qualche tipo. Se usiamo delle isometrie, no. Ma quello che può succedere è che queste vengono ripetute, vengono iterate in sequenza e spostano gli oggetti grafici mantenendone le dimensioni. L'azione, attenzione, quando io uso un'isometria la uso solo in un verso, non uso anche la sua inversa, quindi compongo in maniera iterativa delle isometrie con se stesse, si ottiene quello che matematicamente da un punto di vista algebrico è un semigruppo di trasformazioni. Quindi faccio operare questo semigruppo di trasformazioni sul piano. Allora qui abbiamo un esempio di due trasformazioni, una è una traslazione, vedete la prima in basso con la freccina blu, anche la seconda è una traslazione, soltanto che diagonale punta in alto. E l'effetto che si trova è di riempire, io parto dalla freccina che sta in basso a sinistra, itero queste trasformazioni, trovo questa specie di triangolo che si propaga nel piano. Oh.
Le trasformazioni vengono ripetute a caso, l'algoritmo non è che decide quale usare, tira a caso una moneta e decide se al passo successivo invece che usare T1 usa T2 e procede in questo modo. Dopo un po' si ferma e ricomincia da capo. Quindi è chiaro che la freccina iniziale è quella che viene ripetuta più volte. E infatti, in base al numero di volte in cui viene ripetuta, la sua luminosità aumenta. Quindi quella iniziale è sempre più chiara delle altre ed è dovuto a questo fatto di come è fatto l'algoritmo. Si può un po' compensare, ma in realtà non sempre funziona. Quindi questo è il motivo per cui la faccina in basso a sinistra è un pochino più chiara rispetto alle altre. Vuol dire che è raggiunta più volte, si ricomincia più da capo. Ogni volta che ricomincio da capo passo da lì, ma non è detto che ripasso da tutte le altre. Se prendo invece delle trasformazioni che ho dato, delle trasformazioni casuali, vedete cosa succede. Si ha un comportamento caotico. Quello che viene fuori come disegno non ha più regolarità, non si riconosce più. Non è qualcosa di geometrico, è poco piacevole all'occhio. Qual è il motivo? Adesso lo vediamo. In questo caso invece abbiamo un esempio in cui c'è una regolarità. Abbiamo due trasformazioni. Una traslazione che è la freccia azzurra che vedete e poi c'è una rotazione di 60 gradi attorno al centro. Io itero queste due operazioni in maniera arbitraria e alla fine quello che viene fuori è questo disegno che ho fatto vedere. Quindi quando il comportamento è regolare si trova quella che viene chiamata una tassellazione piana. Ora, non tutte le trasformazioni danno luogo a tassellazioni piane, ma ci sono descritte alcune, sono ben particolari quelle che lo danno. Quindi qui abbiamo una ripetizione con cadenze geometriche regolari di un pattern che nel nostro caso è la faccina. La differenza è dovuta al fatto che le simmetrie che abbiamo utilizzato in questo caso generano quello che si chiama matematicamente un gruppo cristallografico. È chiamato anche in questo modo perché sono delle trasformazioni che stanno in questo insieme, che tipicamente sono le simmetrie di un reticolo cristallino. Vengono utilizzate per lo studio dei reticoli cristallini. Allora, vediamo alcuni esempi. Questo è un esempio fatto per l'occasione di tassellazione. Questo è un altro esempio un po' più complesso. Vedete, non sono più figure uguali. Il pentagono viene schiacciato e non è una trasellazione regolare questa. Sono tutti pentagoni, però hanno dimensioni diverse. Però riesco a riempire il piano con pentagoni in questo modo, senza lasciare buchi. Questo è un esempio di un'altra tassellazione. Questa è di carattere esagonale. Allora, questi esempi non li ho inventati io, li ho trovati su un libro che si chiama Tiling and Patterns di Grunbaum e Schaeffer. Del 2013, molto interessante perché è interessante, ci sono tantissime tassellazioni, c'è uno studio sistematico e vengono anche in gran parte classificate. Vediamo un altro esempio con cui si può costruire una tassellazione. Io parto dal triangolo rosso che vedete nel disegno. Ora c'è una retta R che è quella diagonale che vedete. Allora io posso riflettere essenzialmente il triangolo rispetto ai suoi tre lati, quindi rispetto alla retta che si chiama R, rispetto alla retta che si chiama T e rispetto alla retta che si chiama S, che è la retta verticale. Però in realtà non mi fermo. Io quello che faccio una trasformazione rispetto a un lato seguita dalla trasformazione rispetto a un altro, sempre. Quindi non mi fermo a una sola riflessione, ne faccio sempre due. Quindi le mie trasformazioni sono operativamente fatto in questo modo, rifletto rispetto a un lato e poi rispetto a un altro. Quello che viene fuori essenzialmente sono delle rotazioni attorno ai vertici del triangolo che spostano il mio triangolo rosso iniziale nei triangolini verdi, cioè se io continuo a iterare queste rotazioni, pian piano il triangolo riempie tutto il piano e dà luogo a questa che è una tassellazione piana che si chiama triangolare. Quindi se alfa, beta e gamma sono i triangoli interni del triangolo, sto ruotando attorno ad A di un angolo di 2 alfa, attorno all'angolo C di un angolo di 2 gamma e attorno all'angolo B di un angolo di 2 beta. E così. Ma alfa, beta e gamma chiaramente non sono indipendenti perché sappiamo che la somma degli angoli interni di un triangolo è
l'angolo piatto, sono 180 gradi. Quindi se io dico cos'è alfa e beta, automaticamente so cos'è gamma. Ok, quindi in questo modo riesco a piastrellare tutto il piano con triangoli congruenti a quello di partenza. Ne abbiamo due, quelli bianchi, che sono rovesciati, hanno, diciamo, un orientamento opposto rispetto a quello iniziale, e quelli rossi e quelli verdi, che sono essenzialmente orientati come il triangolo iniziale. Sì, sto guardando il mio tempo perché sembrava andare bene, ma sono abbastanza avanti. Bene, non vi sono sovrapposizioni. Il fatto che non vi siano sovrapposizioni dipende dal fatto che alfa, beta e gamma sono sottomultipli dell'angolo, sono multipli interi dell'angolo piatto. Io posso girare intorno a B, ma se giro alla fine devo tornare sul triangolo di partenza, quindi vuol dire che mi devo muovere di un angolo che è un sottomultiplo dell'angolo giro addirittura. Ok, quindi questo è un esempio ottenuto con questa costruzione. Abbiamo un triangolo isoscele, rettangolo. Lo possiamo fare col triangolo equilatero. Lo possiamo fare con il triangolo rettangolo in cui gli angoli acuti li sono di 30 e 60 gradi. Si può fare altro? La risposta è no, perché gli angoli interni, se li chiamiamo, abbiamo detto, sono sottomultipli interi di pi greco, quindi k volte alfa deve dare pi greco, l volte beta deve dare pi greco, m volte gamma deve dare pi greco, dove k, l, m sono interi e soddisfano quella relazione che abbiamo scritto sotto, che è dovuta al fatto che la somma degli angoli interni è 180 gradi. Questa è un'equazione che vi è chiamata equazione di Ofantea. Cos'è un'equazione di Ofantea? Un'equazione in cui le soluzioni sono numeri interi, qui sono addirittura numeri interi positivi. Quello che si può vedere è che questa equazione ha solo 10 soluzioni intere che corrispondono esattamente ai triangoli che abbiamo disegnato prima. Quindi le tessellazioni piane che abbiamo disegnato prima in questo modo sono le uniche che riesco a ottenere. Però la domanda è se si può fare di meglio cambiando la geometria. E la risposta è sì, perché ci sono delle geometrie, ricordate, no? Pensiamo al nostro universo, pensiamo è piatto, è curvo, si richiude su se stesso, si espande all'infinito. No? Queste sono tre occorrenze diverse di curvatura. Cioè abbiamo pensato a curvatura positiva, curvatura zero, curvatura negativa, si espande all'infinito. Geometrie euclidee. Ci sono geometrie a curvatura positiva, curvatura zero è quella che conosciamo tutti, quella che usiamo tipicamente, e poi c'è quella a curvatura negativa che è la geometria iperbolica. Nella geometria iperbolica perdiamo questo fatto che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi, quindi questo non è più un vincolo. Anzi, l'area di un triangolo è determinata dalle misure dei suoi angoli. Se io conosco le misure degli angoli di un triangolo, so quant'è la sua area in geometria iperbolica, è una cosa stranissima. Quindi due triangoli simili hanno la stessa area, in realtà sono uguali. In geometria iperbolica due triangoli simili sono uguali, sono congruenti. Benissimo, quello che stavamo dicendo, sono congruenti. Benissimo, il piano iperbolico può essere rappresentato in tanti modi. Una rappresentazione tipica è quella di prendere un semipiano, in questo caso il semipiano superiore nel disegno, e pensare alle rette come degli archi di circonferenza che intersecano in maniera ortogonale la retta base, considerando le rette verticali come dei casi limite di circonferenza che ha centro all'infinito. Oppure c'è un altro modello che è noto come modello di Poincaré, che è quello che è rappresentato in basso. Si prende l'interno di un cerchio e pensiamo alle linee rette in realtà come i cerchi che intersecano il bordo del cerchio esterno ortogonalmente. Tutte quelle circonferenze interne, quando arrivano a sbattere sul bordo, ci sbattono con un angolo di 90 gradi, sono perpendicolari al bordo. Le isometrie del piano iperbolico si possono rappresentare nel piano dei numeri complessi. Che cos'è il piano dei numeri complessi? Magari molti di voi non lo sanno. È una rappresentazione numerica dei punti del piano con cui si possono fare delle operazioni, e questo tipo di operazioni che abbiamo rappresentato in questo modo vengono chiamate trasformazioni di Möbius e rappresentano le trasformazioni geometriche della struttura che stiamo considerando. Allora, qui avevo un piccolo filmato, scusate un attimo.
Allora, questo è in inglese, ma vi traduco in italiano. Sta andando, sì. Allora, questa è una trasformazione di Möbius. Vedete, qui avete un quadrato rappresentato come può essere trasformato con una trasformazione di Möbius. Aspettiamo un attimo, vediamo che succede. Ecco, potete spostarlo nel piano, quindi le traslazioni sono particolari trasformazioni di Möbius. Oppure potete dilatarlo, anche le dilatazioni sono particolari trasformazioni di Möbius. Potete ruotarlo, anche le rotazioni sono trasformazioni di Möbius. Poi c'è un altro tipo di trasformazione che si chiama inversione, che porta il triangolo da dentro a fuori, però vedete che manda tutte le rette in cerchi. Le rette che erano ortogonali tra di loro vanno in cerchi ortogonali fino a ritornare indietro dove eravamo. Come possiamo vederlo? Guardate come possiamo vederlo. Allora, questo è un esempio più generale di una trasformazione generale di Möbius, che è la composizione di quelle tre che abbiamo visto prima, di quelle quattro. Possiamo ruotare, eccetera. Però se noi usciamo dal piano, vediamo se esce dal piano adesso cosa succede. Ecco, mettiamoci da una prospettiva diversa e appoggiamo sul piano una sfera. Vediamo se viene appoggiata questa sfera. Mettiamo una lampadina in cima alla sfera e proiettiamo questo pezzo della sfera sul piano. Quella che vedete sotto è l'ombra del quadratino della sfera. Allora, se spostiamo la sfera, si sposta anche il quadratino sotto. Se alziamo la sfera, stiamo dilatando il quadratino sotto. Se ruotiamo la sfera, ruotiamo il quadratino sotto. Se ruotiamo la sfera in questo modo, otteniamo l'inversione. Quindi, essenzialmente, le trasformazioni di Möbius sono la proiezione sul piano dei movimenti della sfera, non è che siano niente di diverso, sembrano cose strane, ma in realtà sono proiezioni sul piano di qualcosa che avviene nello spazio tridimensionale. Ok, adesso questo lo posso togliere, era giusto per farvi vedere che posso avere un'interpretazione meno, diciamo, formale. Andiamo avanti. Però qui sono esempi di tassellazioni del piano iperbolico, il cerchio che vedete in mezzo. Viene tassellato con angoli interni, il triangolo che abbiamo. Stiamo facendo la stessa costruzione che abbiamo fatto prima nel caso del piano euclideo, ma adesso gli angoli interni sono pi greco mezzi, pi greca terzi e pi greco settimi. La somma degli angoli interni nel triangolo di un piano iperbolico è sempre minore di pi greco. Queste sono altre tassellazioni. Questo è un altro esempio, e anche questa è una tessellazione di quel tipo, semplicemente proiettata in un modo diverso, vista da un punto di vista, trasformata con un'ulteriore trasformazione in Möbius. E qui adesso facciamo altri esempi. Molti dei disegni di Escher sono di questo tipo. Escher aveva conosciuto Klein, e Klein aveva scoperto questa geometria iperbolica, e parlando con Escher, aveva comunicato, avevano fatto dei disegni assieme e alcuni disegni di Escher sono fatti con Klein e sono rappresentazioni della geometria iperbolica. Allora, questa è quella che si chiama una lossodromia su una sfera. Se voi vi mettete a navigare e decidete di intersecare i meridiani sempre con angolo costante, se mettete anche un angolo di 30 gradi, dice va bene, io salgo verso il polo nord intersecando tutti i meridiani con un angolo di 30 gradi, non ci arrivate mai, continuate a girare intorno, alla fine vi avvoltolate intorno, poi potete proiettare questa figura sul piano e ottenete questa doppia spirale. Questo è un altro esempio, questo l'avevo fatto per le Olimpiadi di matematica, visto che correvano. E questi sono tutti esempi. Adesso è una carrellata di immagini. Questo è il fregio di Apollonio. Si ottiene anche questo tramite la geometria iperbolica. C'è un bellissimo libro che si chiama Le perle di Indra di David Mumford, dove vengono spiegate molte delle cose che abbiamo visto oggi. Allora, se continuiamo con le isometrie, se passiamo nello spazio, possiamo costruire altri oggetti che sono poliedri. Vediamo un po'. Adesso facciamo invece cosa succede. In generale cosa faccio? Se io voglio fare una rappresentazione piana, prima faccio una tassellazione piana, quella che sta in alto
a sinistra, poi applico una mappa, in questo caso una mappa esponenziale, la trasformo in questa qua sotto, poi faccio una trasformazione stereografica, per esempio la posso proiettare su una sfera, adesso quello è un pezzettino della trasformazione, cioè posso procedere, il mio software mi permette di fare questi oggetti, queste cose. E adesso vediamo un po' i prima e dopo, nel senso che qui faccio la tessellazione e poi se la proietto trovo immagini di questo tipo, tessellazione, immagine, tessellazione, immagine. Questo era l'ossodromio, sempre. Questa è un'altra costruzione simile. Però sono veramente affascinanti, perché poi l'algoritmo di Wildfire ha un comportamento anche sui colori. La parte iterativa delle trasformazioni non opera solo sulle figure, ma anche sui colori. Quindi gli effetti che si trovano alla fine sono abbastanza sorprendenti. Queste sono altre tessellazioni. Adesso vado veloce perché siamo arrivati quasi alla fine dell'ora. Ok. Vedete alcuni esempi. Vedete, questa se la proietto sulla sfera come viene. Questo è uno strano esempio che costruisce quella che si chiama la spirale di Farrer, che in realtà non è una spirale, ma sono cerchi concentrici. Vediamo. E poi questi sono trasformazioni abbastanza casuali, non tutte, però alla fine si ottengono dei disegni abbastanza particolari. Allora, non serve sapere la matematica per fare disegni così, o quasi, ma se la conoscete vi vengono meglio. Questa è l'idea che c'è sotto. Vediamo un po' quante ne ho messe un sacco. Siamo meno avanti. Beh, dovremmo essere quasi arrivati, eh? Ok, mi sa che siamo sempre alla fine della fantasia. Oh, questo è un esempio che avrei voluto farvi un tutorial, ma è impossibile. È quella che si chiama un drost. E si parte da un'immagine e si mette a spirale su se stessa. Come si può fare? Allora, qui magari bisogna essere un po' matematici per farlo. L'idea è questa: c'è una trasformazione del piano che è la trasformazione esponenziale e sotto abbiamo la trasformazione inversa che è la trasformazione logaritmo. Se voi trasformate quel quadratino, quello non mi ricordo più che lato ha, mi sembra che sia pi greco quarti, o pi greco mezzi, forse pi greco mezzi, viene trasformato nel quadrato, diciamo, quel settore circolare, quel pezzo, quella figura che sta a destra, in cui vedete che le linee verticali vengono trasformate in circonferenze, mentre le linee orizzontali vengono trasformate in raggi. Se aumento la lunghezza, vedete, chiudete il cerchio. Però se io applico alla figura di sinistra un'inclinazione, viene questa spirale. Ora l'idea è partire dal cerchio, arrivare alla spirale. Quindi parto da una corona circolare, applico il logaritmo, lo trasformo in un rettangolo, lo inclino al rettangolo e mi viene fuori una figura di questo tipo. La vediamo, questa era una figura che avevo presentato prima, ne ho tagliato una corona circolare, adesso applico il logaritmo e mi viene questa striscia verticale. Inclino il logaritmo, devo inclinare della misura giusta, se no non funziona, questo bisogna saperlo, lì ci vuole la matematica. Dopodiché la ripeto a destra e a sinistra e a questo punto applico nuovamente la funzione esponenziale e questo è il risultato. E quello che abbiamo ottenuto è il nostro drost. Questo è un po' più complesso ed è stato fatto utilizzando il rosone della cattedrale di Collemaggio. Va bene. C'è una pagina Facebook dove trovate tutte queste immagini con anche i parametri per produrle, io li metto sempre, e sotto c'è una piccola descrizione, ma ormai è molto vecchia, delle trasformazioni che vengono utilizzate dentro Wildfire. E questa è una brevissima bibliografia sui frattali, se siete interessati, poi lascio chiaramente le slide a qualcuno, spero che le pubblichino. E va bene. E io credo di avere concluso in questo momento.